mi faccio dire dal professor Luigi Moraldi, che è considerato esperto, purtroppo è morto, considerato esperto degli esperti, cioè nel senso che viene citato dagli esperti, dagli esegeti, dai filologi. Trovate i suoi lavori nelle edizioni UTET. Allora, quando i testi parlano di brezza divina o dei cori angelici, si riferiscono al suono, cioè al rumore che precede sempre l'arrivo o l'apparizione del carro di Yahweh. E vengono trasformati in brezza divina. No, è fracasso. A meno che non vogliate considerare brezza divina un Boeing quando lo sentite atterrare o lo sentite decollare. È brezza divina. Quando si dice che i cherubini benedicono, sapete che i cherubini sono dei robot, delle macchine volanti monoposto. Quando si dice che i cherubini benedicono, ci si rifà al Targum di Jonathan, Targum Bibbia Aramaica, secondo cui la traduzione di benedizione non è altro che un modo per dire come i cherubini producessero rumori proprio come quelli descritti da Ezechiele. E quando i cherubini si arrestano, stupenda, immediatamente tace il rumore e così pure il vento presente in tutti gli accampamenti degli Elohim. Cioè, quando le eliche smettono di girare, cessa il vento negli accampamenti degli Elohim. Cioè, ma a me viene la pelle d'oca, giuro. È di un fascino incredibile. Non quelle favole che ci sono state raccontate, che non stanno né in cielo né in terra. Per quanto riguarda i carri, Moraldi si rifà al capitolo 24 di Enoch nella versione ebraica, che parla addirittura di 23 tipi diversi di carri celesti. 23 tipi diversi. Nel libro La caduta degli dèi, io ho lavorato con 3 ingegneri aerospaziali, non 3 ragazzi neolaureati, 3 che lavorano per il CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, che lavora per la NASA, 3 super specializzati. Abbiamo fatto per 6-7 mesi una call conference a settimana, è venuto fuori il capitolo fatto da loro, con tutta l'analisi fatta da loro e i disegni fatti da loro. Quindi è gente che ha un lavoro altissimo, trovate tutte le specializzazioni, quindi è gente che ci ha messo la faccia, per dire in Ezechiele sono descritte queste robe qui, non ci sono dubbi. Adesso si sono messi in contatto con gli ingegneri aerospaziali che sono presenti nella parte del libro curata da Enrico Baccarini, che riguarda l'India, perché leggendo i lavori reciproci hanno detto: ma qui vengono fuori delle cose interessantissime. Cioè il rapporto tra i carri volanti della Bibbia e i Vimana dell'Estremo Oriente. E li trovate disegnati sia gli uni che gli altri. E hanno lavorato separatamente. Ma guardate i disegni dei Vimana e i disegni del Cavo di Yahweh. Sono uguali, ma hanno lavorato separatamente. Quindi di questo parla un microfono, perché altrimenti non sentono gli altri anche. Arrivo. Prego. In una conferenza, adesso esattamente non ricordo, si parlava del fatto del coro eterno degli angeli, cioè il canto eterno degli angeli. Sì, soprattutto quello dei serafini. Esatto, esatto. Okay. Adesso sì. Allora adesso qui una di quelle cazzate che veramente mi arrivano, di quelle bordate che... No, a me quello invece ha affascinato molto. Anche a me. Però poi non si scordi di farmi quella digressione sulle ascensioni e le ricomparse, perché mi interessa. Non mi scordo, ma lei me lo ricordi, perché... Cioè, il problema è che mentre parlo mi vengono in mente miliardi di cose da dirvi, ma tanto so che non c'è il tempo. Allora, i serafini. Noi sappiamo che ci sono le corti angeliche, no? Anche qui io voglio essere molto, 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 molto chiaro. Io non dico che non esistono gli angeli intesi come entità spirituale, perché non lo so. Non me ne occupo. Io parlo di ciò che c'è scritto in quei libri lì. Stop. Ok? Poi, se ciò che c'è scritto in quei libri lì è una solenne montagna di stupidaggini, pazienza, io quelle vi racconto. Nelle corti angeliche ci sono le gerarchie. Quelli che stanno più vicini agli Elohim sono i serafini, e sono quelli che stanno dentro le dimore degli Elohim.
subito fuori ci sono i cherubini, che i cherubini biblici sono i oggetti volanti monoposto, su cui dice la Bibbia con una chiarezza che non è interpretazione, è si sta seduti come si sta seduti a cavallo. E Yahweh ci viaggiava stando, volava stando seduto come si sta seduti a cavallo. Finito. Stop. Cioè su questo non è interpretazione, è quello che c'è scritto. I serafini invece stavano dentro e producevano un canto continuo. Solo che saraf in ebraico significa produrre luce e calore. Che cos'erano? Centrali termiche. Per forza cantavano continuamente dimnia, perché producevano un rumore continuo, perché producevano luce e calore per gli Elohim. Subito fuori c'erano parcheggiati i cherubim. Belle tutte queste stupidaggini, voi fatene quel che volete, ovviamente. Buttatele via subito dopo, dicendo tanto quello lì dice solo stronzate. Non ha importanza, va bene così.